Ciao a tutti. Ciao. Allora, voglio togliermi proprio un dubbio, e cioè, ma per seguire un'alimentazione davvero equilibrata e sana, cosa bisogna fare? Qual è il segreto? Eh sì, ne sentiamo parlare spesso di alimentazione sana e equilibrata. Ne parlano tutti, mille diete ci sono in giro, però insomma. E non sappiamo poi in realtà quali requisiti deve avere un'alimentazione per essere effettivamente sana ed equilibrata. Allora, intanto deve essere varia. Deve rispondere dei criteri di varietà degli alimenti e poi di proporzionalità, quindi bisogna che ci siano delle giuste proporzioni dei nutrienti, dei macronutrienti e dei micronutrienti, quindi zuccheri, grassi, proteine, e sali minerali, fibre e acqua. Poi bisogna anche tener conto della adeguatezza nell'apporto dei nutrienti, quindi nella giusta quantità di nutrienti. La giusta distribuzione, quindi, no? Certo, okay. Giusta distribuzione. Non solo, bisogna tener conto anche del fatto che è importante che siano giustamente distribuiti i nutrienti nell'arco della giornata, quindi con una giusta quantità di pasti e di spuntini durante l'arco delle ore in cui si sta a svegli. Benissimo, grazie Miki. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao e a tutti. Buona fitness a tutti. Buona fitness a tutti. Ciao.